Grazie, ma tutto inizierà tra 1 minuto e 20 secondi. Chi di voi usa Facebook? Su, dai, so che tutti quanti lo usate. E la verità è che non volevamo usarlo, perché dicevamo, ma che cazzo ce ne frega di Facebook? Le mail list, i forum, IRC ci davano la stessa cosa, alla fine sono chat, scambio di foto, scambio di aggiornamenti. Ma c'è un fenomeno che si chiama la massa critica, che ci ha portato al fatto che se noi non fossimo in Facebook avremmo subito di isolamento sociale. E questo è un fenomeno che non possiamo bloccare nonostante la nostra padronanza tecnologica. O anche le nostre buone giustificazioni di dire no, non voglio che una corporation straniera abbia tutti i miei dati e possa leggere con precisione quello che fa la società piuttosto che la nazione in cui vivo. Però queste giustificazioni purtroppo non vengono. Questa è introduzione. Quindi quanti di voi usano Facebook? Bravi, ma no, no, non bravi. Non so come si può rapportare questa cosa. Noi vorremmo, eh? Ah, a me piace che essere interrotto. Se avete delle battute, l'importante è non trattenerle. Giusto? Giusto, giusto. Questo è già un buon modo di partire, dicendo puoi sia rapportarti tu con Facebook sapendo che è un acquario e non un posto in cui acquisisci informazioni, ma purtroppo devi anche chiederti, ma la società in cui vivi, le persone che stanno attorno a te, hanno lo stesso tipo di consapevolezza? E, ecco, quindi volevo parlare un po' anche di questo. Dunque a me piace essere interrotto, ma dovete urlare. Se no non posso capirvi e poi la. Questo implicitamente ci fa capire che noi appunto non siamo solo noi stessi, ma siamo la rete di persone che abbiamo attorno a noi. Ah, 10:30. Benvenuti! Questo è troppo forte. Ah, oh. Abbassa, abbassa, abbassa. Benvenuti! Il mio nome è Claudio e vengo detto Vecna. Potete interrompermi quando volete, ripeterò la vostra domanda se ce l'avete al microfono, ma l'importante è che se avete delle battute, fatele. Dura 18 minuti questo CAPS, dopo 18 minuti ci saranno 7 minuti per domande e risposte. Boom. Facebook Tracking Exposed vuole affrontare il problema della filter bubble. Sapete cos'è la filter bubble? Questo è un altro problema che vuole affrontare un qualcosa che non è ancora ben compreso. Allora, Elie Paris aveva fatto un interessante talk nel 2011 spiegando come online tendi a polarizzarti, tendi a confermare le tue stesse aspettative. Sai qualcosa, stai a seguire delle persone che sanno le stesse cose e di conseguenza continui a credere quello che vedi e quello che credi sia tutto quello che c'è. E quindi crei più delle bolle ideologiche. E questo comportamento è un fenomeno sia psicologico che algoritmico. Algoritmico nel senso che il social network incentiva questo fenomeno perché è quello che ti conferma le tue aspettative, ti fa tornare su la piattaforma e di conseguenza te lo dà perché Facebook vuole creare per te un'esperienza di questo tipo. Quindi hanno iniziato però a fare delle ricerche su come questa filter bubble influenzasse la percezione della realtà, visto che siccome social media è un meccanismo con il quale l'umanità vede la realtà, naturalmente ognuno di noi può sempre smettere di guardare il computer, leggersi un giornale, andare a bar, parlare, ma se stiamo parlando di numeri, sappiamo che già una maggioranza di persone più giovani e le generazioni più anziane man mano si adegueranno, usano i social media come meccanismo per ricevere informazioni. Quindi qui vediamo un articolo che spiegava come ad esempio i temi legati a Ferguson venissero offuscati da degli algoritmi. Sono link della pagina che dove spiego. Oppure, sempre su Black Lives Matter, il fatto che i trend topic non stessero favorendo dei topic che invece erano discussi. La discussione riguardo i curatori di contenuti giornalistici che stavano in Facebook, per cui hanno scoperto che c'erano delle persone che in modo arbitrario dovevano decidere se una cosa fosse trending topic o no, mettendo un argomento come trending topic avrebbe dato molta più visibilità e molto più impatto su il
il tema stesso. Questo ha fatto sorgere la domanda, ma è Facebook una media company o fa intrattenimento o fa tecnologia? E nonostante la parte mediatica di chi contribuisce a creare l'informazione sostenga che sia una media company, Facebook definisce se stessa come una attività tecnologica, quindi cerca di essere più neutrale, dice: io non so davvero cosa succeda, io semplicemente ho gli algoritmi che fanno andare contenuti come l'utenza vuole. Questo è un altro. Il fatto quindi che non c'è visibilità su come questi algoritmi funzionano causa che se un algoritmo decidesse che tutte le parole che parlano di Beppe Grillo o Donald Trump devono essere favoriti o sfavoriti, voi stareste subendo una manipolazione che non è decisa da una persona, è fatta da una macchina. E questo è un qualcosa al quale, come tecnici, magari possiamo capire che è un problema, possiamo trovare le nostre soluzioni personali, ma come individui nella società italiana 2016 siamo molto più indifesi. Allora l'Unione Europea ha anche cercato di regolare gli algoritmi dicendo: dovreste fare della trasparenza algoritmica, dovreste far sì che quando sono degli algoritmi che trattano i dati personali sia detto in che modo vengono trattati questi dati, perché si sa, per come esistono le leggi sul trattamento dei dati personali, che se io sono umano, sano, 36enne, mi relaziono con pubblica amministrazione, è mio diritto a sapere come questi dati vengono utilizzati. Se io avessi delle malattie, delle disabilità o appartenenza delle minoranze, vorrei pretendere che l'appartenenza a queste categorie protette non mi discrimini, non mi faccia dare meno accesso a delle cose che altrimenti sarebbero legittime per me. Allora anche gli algoritmi stessi che fanno queste valutazioni dovrebbero essere resi pubblici, perché si tratta del trattamento dei dati. Ora quello che sto facendo è un link tra quello che è la disciplina sulla privacy e sui dati personali con il fatto che anche il modo con il quale noi veniamo informati è un tema dell'interesse collettivo. Emerging Ethical Standard, perché è successo che nel 2013 Facebook ha pubblicato un interessante articolo nel quale spiegava che aveva manipolato le emozioni di 700.000 utenti, quindi solamente facendo sentiment analysis dei post e facendo apparire in testa al feed post che fossero negativi o positivi, aveva verificato delle reazioni diverse. Quindi utenti che commentavano di più perché erano più felici, piuttosto che utenti che non stavano più sulla piattaforma perché effettivamente erano più infelici. E quando vedi che puoi manipolare l'emozione di una persona scelta a caso tra un campione, allora qualcuno è iniziato a ritenere che forse il potere di questi algoritmi era un pochino più forte di quello che si pensasse. E poi che anche degli standard etici dovrebbero sorgere. In questo caso Microsoft ha fatto una bella ricerca dicendo: Microsoft Scientist, in un articolo scritto nel giornale della oncologia pratica, ha dimostrato che analizzando un grande numero di dati sui motori di ricerca, quindi su Bing, quindi che motore di ricerca è Bing? Vabbè, comunque in quella sottoinsieme del mondo, in alcuni casi avevano identificato utenti che stavano soffrendo di pancreas cancer ancora prima che loro avessero una diagnosi. E quindi dici: beh, molto bello, c'è una tecnologia estremamente utile, però non esistono alcuni standard etici per fare esperimenti di questo tipo, perché... Interessantissima domanda, e che ogni persona che legge un headline dovrebbe farsi, perché altrimenti ti chiedesti alla merda. Purtroppo non ho la risposta e dovremmo guardare il PDF linkato. Sì, sì, credo che se Microsoft ha dedicato sta roba abbia un link, magari avendo fatto poi un linking con le persone che hanno fatto queste richieste, con quello che hanno fatto dopo, magari cercavano delle cliniche, magari hanno intercettato le loro email, hanno estratto che dicevano: ehi, ho il cancro pancreas, non lo so, ma dovremmo leggerci i PDF, e direi che questo sarebbe il laboratorio ideale per dopo. Ma sto andando molto off topic, ho già bruciato 8 minuti. Fatto sta che l'articolo qui diceva: non esistono standard etici, perché se fai dei test su degli utenti che hanno accettato qualunque term of service e non stai trattando dati medici in sé, stai trattando dati che sono termini di ricerca, like, commenti, si tratta di non dati considerati medici,
da quale tu però estrai un significato. Perché appunto deep learning e natural language processing hanno questa potenzialità che prima non c'era. Ah, vabbè, questo. Facebook rules on experimenting on you, nel senso che Facebook ha detto ora farò una regola per che tipo di esperimenti possano fare su di voi. Quindi giudice, arbitro, la stessa cosa, giocatore, arbitro e esecutore delle proprie decisioni. Allora qui arriviamo al mio progetto, Facebook Tracking Exposed. Siccome la filter bubble non è altro che il modo con il quale i post vengono messi in testa al vostro feed e voi percepite quello che conti di più, e siccome è un problema sociale, non un problema personale, ah, ma potrei anche ingrandire qui, pum pum pum, control plus, siccome è un problema sociale, non un problema personale, allora solamente con uno sforzo collettivo possiamo capire in che modo l'algoritmo di Facebook manipola la percezione della realtà. Quindi quello che dobbiamo fare è capire in che modo avviene questa manipolazione, che cosa viene promosso, cosa viene penalizzato, e poi compararlo con altre persone, così da capire se c'è un pattern comune. Potrebbe essere che noi, per il fatto che ci colleghiamo dall'Italia, siamo soggettati a alcuni tipi di filtri. Può essere che noi, perché siamo per lo più maschi tecnologici di media età, subiamo alcuni filtri. O potrebbe essere che nel momento in cui vi spostate in Thailandia, subite alcuni filtri. Questo però si può fare solamente se compariamo la manipolazione che Facebook fa. È una sorta di reverse engineering di un algoritmo in black box. E poi il fatto che c'è abbastanza discussione su quello che può essere censurato, quello che può non essere censurato. Grazie alla penalizzazione algoritmica, quello che può succedere è che se un contenuto viene penalizzato fortemente, solamente tu che lo cerchi attivamente, quindi che sai che è importante, sai che ne sei già sensibile, ne sei già interessato, lo trovi. Se invece un contenuto viene censurato, quindi cancellato, tutti vedono che è stato censurato. E come sappiamo esiste l'effetto che si chiama Streisand Effect, da Barbara Streisand, che per cui se un contenuto viene censurato se ne parla come un problema e di conseguenza molte più persone vedranno quel contenuto. Invece in questo caso hai la perfetto, come lo chiamavo qui, il capro espiatorio tecnocratico. E no, l'algoritmo ha detto che la roba non era interessante, mica è colpa nostra. E di conseguenza anche il meccanismo con il quale percepiamo la censura o la promozione di contenuto potrebbe essere cambiato, perché non è più binario, ma è appunto sfumato e influenzato da delle logiche algoritmiche. Background, poche riflessioni. Use it. Quindi cosa ho fatto? Con un semplice add-on per Firefox, per Chrome, perché non è un add-on, è uno user script. Sapete cos'è uno user script? L'avete mai sentito? Esiste Tamper Monkey o Grease Monkey. Loro sono delle applicazioni, come così, che fanno girare una lista di script. In questo caso solamente il mio installato, ma ce ne sono molti altri. Inizialmente l'ad blocking, cioè rimuovere gli advertising, è nato con una tecnologia simile. Cioè girava uno script messo dal browser nella pagina, lo script stesso nascondeva i banner. Poi hanno capito che era un tipo di applicazione che aveva senso crearla separata e si è creato l'ad blocker nel 2004-2003. Grease Monkey, quindi la versione per Firefox, è invece stabilizzata come piattaforma per gestire molteplici user script. User script, appunto, sono questi script che girano nella pagina e ti cambiano le funzionalità. Ad esempio esiste uno che nella pagina YouTube ti mette un bottone che è scarica video, così che ce l'hai in locale. Quindi piccoli script che modificano la pagina senza fare attività con l'interfaccia del browser. Per fare attività con l'interfaccia del browser serve un add-on, quindi richiede più conoscenza di sviluppo, soprattutto quello che generi dipende dal browser. Un add-on per Firefox non funziona su Chrome. Invece uno user script può girare sia su Chrome che su Firefox. In questo momento però sto usando Chromium perché purtroppo la versione su Firefox non funzionava. Okay, questo smentisce quello che ho appena detto, ma
È un bug che, siccome ero in vacanza, non ho ancora affrontato. Ma se qualcuno di voi ha mai fatto ISOScript, potrebbe aiutarmi e sarei contentissimo di questo. Fatto sta, cosa fa sto Facebook Tracking Exposed? Quanti di voi hanno più di un utente su Facebook? Bel colpo. E perché? Ricerche altre cose. Ok. Ah, così vedono gli altri. Bravo, Moscarda è protagonista di Uno, Nessuno, 100.000. La persona che scopre che è nessuno all'interno dell'umanità è una persona, ma è anche 100.000 persone differenti perché ognuno ha una relazione diversa con gli altri. E Facebook invece ha uniformato la nostra identità, in qualche modo scrivi, quando scrivi un contesto pubblico sai chiaramente che stai comunicando a magari la tua famiglia, ai tuoi colleghi, ai tuoi amici, e quindi fai dei compromessi. Ecco, in quel momento in cui fai il compromesso con te stesso è l'autocensura, stai limitando la tua espressività. E in più ci sono altri livelli di autocensura. Non sai cosa farà il termoservice di Facebook, non sai se il tuo contenuto potrebbe essere bloccato, non sai se questo amico con il quale hai avuto questo conflitto poi potrebbe prenderla male. Sono tutti scrupoli che alla fine limitano la vostra espressività, e uno dei meccanismi migliori per contravvenire a questo è separare la vostra identità. Quindi sto adottando io questo approccio. Per cui. Sì, ma anche più di uno, perché con uno devi essere amico di te stesso, un altro non devi essere tuo amico, così vedi diversi livelli. Ok, questo però entra più nell'ambito psichiatrico e io non mi sono voluto esporre. Comunque, io uso questo approccio, in pratica uso dentro il directory bin della mia home, ho diversi profili. Cioè diversi eseguibili, ognuno di questi eseguibili, tipo Claudio Vecna, cosa fa? Avvia Chromium sotto screen con una user data dir specificata, così che tutti i cookie, agenti traccianti o comportamenti associati a quello che avviene in questo browser sono sicuri che non comunicano con gli altri browser. Li avvio e li chiudo quando voglio io, se gli voglio associare un proxy glielo associo, e quindi magari il proxy potrebbe essere una VPN, quindi un certo profilo naviga sempre da una VPN, mentre un altro naviga sempre dal posto in cui sono. Nel caso ci fosse un exploiting sulle tab del browser, il leakage non causerebbe una mescolio tra i miei due profili, quindi in questo modo posso gestire più personalità di me compartimentalizzate. E questo sia per un modello di sicurezza che per pulizia e igiene mentale aiuta. Fatto sta che quindi questo mi dà la possibilità di avere due profili Facebook per mostrarvi cosa succede. Questo user script che adesso installiamo sul profilo che uso in Germania, si fa così, si va su Usit, installa Tamper Monkey, che però ho già installato. Ah no, che mi sono rimosso, quindi ora mi installo. Aggiungi lo Chrome. Questo può leggere qualunque cambiamento nel website che visiti. Perché? Perché sta verificando quello che... Cioè, Tamper Monkey ha molti poteri come extension, mentre poi i singoli user script hanno poteri limitati. Tamper Monkey, in teoria, essendo un sistema molto stabile e rivisto da anni, come la speranza di ogni codice open source, dovrebbe essere sicuro. E di conseguenza accetto questa estensione fidandomi ciecamente. A questo punto Tamper Monkey è installato e qui nell'extension vediamo che è apparso. Chiudiamo pure la pagina dell'extension, chiudiamo la pagina di Tamper Monkey, torniamo su Facebook Tracking Exposed che ho chiuso. A questo punto semplicemente clicca su Here, lo user script, che automaticamente ti dirà lo vuoi installare oppure ignora. Questo è l'autore, descrizione, il sorgente qua nel caso tu dovessi vederlo. Nel momento in cui lo installi, la cosa comoda è che verrà aggiornato ogni volta che, cioè se pubblico degli aggiornamenti, vengono importati automaticamente. Ora che lo script è presente, quando ricarico, qui appare un bottone con il logo di questo progetto, e questo bottone ti darà delle funzionalità. Comunque, quando la presenza di questo bottone significa
lo script sta funzionando. Cosa fa questo script? Andiamo sul lato profilo. Ogni volta che c'è un post, estrae dei metadati. Non prendo i contenuti dei vostri post. Prendo dei metadati che sono a che posizione hai visto un certo post, che post ID, perché lo stai vedendo, quindi se è nel feed, perché è di qualcuno che te l'ha scritto o se è promosso. E poi... ma sono questi qua. Vediamoli ingranditi. Anzi, questo qui è i dati che mi invio. Si vede qualcosa? No, eh? Vediamo di più. Qua si vede che nell'ora alle 10.13 è stato pubblicato... cos'è questo 10.13? Ai dettagli ci pensiamo dopo. Farò un refresh che devo fare. Identificativo univoco, all'ordine numero 1, quindi nel posto numero 1 della mia timeline appariva questo, e il contenuto è questo. Quindi c'è un link al post ID. La ragione per cui mi sta apparendo è che qualcuno ha fatto dell'attività su questo post stesso, il modo, il tempo in cui è stato pubblicato e il tipo feed. Poi si scende, ci saranno un altro post. Eccolo qui, all'ordine 2, un altro post che è stato pubblicato alle 22 di ieri, e questa è la ragione per cui è apparso. Man mano che scorri, appaiono nuovi post, estrae questi metadati e ogni tanto me li invia, ogni 20 secondi circa. Questi post servono a voi per riuscire a vedere la vostra timeline. Quindi, idealmente... che non esiste ancora, purtroppo. Sto estraendo dei questi metadati per utente che dovranno essere visualizzati, ma in questo momento manca ancora la visualizzazione, perché riuscire a far capire come la filter bubble azione è un po' complicato dal punto di vista della visualizzazione. Quindi per il momento sono delle API che estraggono i dati in JSON, e nelle prossime settimane vorrei riuscire a pubblicare qualcosa in questa direzione. Per capire meglio quello che abbiamo, ci sono qui dei log difficilmente leggibili. Quello che ci può interessare è, ogni volta che fate un refresh... ah, c'ho un'immagine interessante. Vediamo se la recupero. Su slide. Ecco. Ma in ogni refresh che viene fatto, questa qui è un'immagine fatta a mano, fotografata prima di un'altra conferenza sul tema, quindi capirete davvero il peggio che possa succedere. Ogni volta che fate un refresh, alcuni post che vi aspettereste siano in ordine cronologico, quindi l'ultimo pubblicato sta in testa, se fosse così sarebbe il più possibile neutrale, invece vengono ordinati dall'algoritmo. Alcuni post, dopo che li hai visti una volta sola, svaniscono. Altri post, che se ne stavano sotto come priorità, vengono messi sempre in testa. Quindi in qualche modo il tuo occhio li continua a vedere. È così che all'atto pratico l'influenza avviene. E quello che sto cercando di fare è trovare un modo funzionale per visualizzare questa cosa, che altrimenti potrebbe essere un po' complicata. Dimmi. Prima ho visto che i metadati che avevi raccolto erano targati JP? Japan? Okay. Perché il GeoIP che sto usando, GeoIP è il meccanismo che associa l'indirizzo IP alla nazione, e ne sto usando uno che quando arrivo da localhost me lo risolve come Japan. Quindi questo è un bug tecnologico, perché c'è... che non mi spiego. Non mi spiego purtroppo, ma... ma no, è... è npm install GeoIP. E chiaramente devo usare il GeoIP, quello di MaxMind,
JP è il meccanismo, la lista che associa ad ogni classe IP dove si trova geograficamente. Funziona abbastanza bene per gli utenti consumer, quindi per le classi IP usate per utenti DSL e utenti mobile. E invece quest'altro che ho usato era più scadente. Qual è appunto però? JP di MaxMind richiede qualcosa di compilato, quindi quando faccio npm install devo anche avere dei requisiti già installati. Questo qua invece non mi richiede dei requisiti, quindi ho detto vabbè, fin tanto che sono in alfa posso permettermi di avere un API che mi dà un risultato anche se non è precisissimo. Poi magari non so se non è, è davvero così impreciso, certo che vedere localhost in Japan parte davvero male. Come... quindi qual è lo scopo di questo progetto? Ah, anche io avrei sperato una risposta così affascinante, ma purtroppo... sì, sì, ma ti dico la verità, ho solamente una VPN che va in Italia e vivo all'estero, quindi non ho tutte VPN da ogni parte del mondo come vorrei. Il Reality Meter invece è un'altra funzionalità che voglio dare, perché molto spesso chi pubblica pagine, vede quante volte è stata vista un certo post, però non sa davvero cosa significa questa cosa. È Facebook che ti dice... dammi dei soldi e io farò vedere la tua pagina, piuttosto che contribuisci a tenere il tuo gruppo e poi io ti dirò quanti occhi hanno visto questo post. Ma che vuol dire? Quello che ci interessa, abbiamo visto, è sapere in che posizione appare, se una cosa appare molte volte in testa, se una cosa appare una volta sola e poi viene fatta svanire la tua timeline. Quindi con il Reality Meter, idealmente tu copi e incolli l'ID, il post ID da un certo post, lo metti qui dentro e vedi questo post quante volte è apparso sulle timeline di chi partecipa al progetto, così che capisci se il tuo post è apparso solo in ultima posizione, solo una volta, molteplici volte. Cerchi di capire quanto sia vero quello che Facebook ti dice. L'API associata ti dà, in questo momento mi dice i post ID che sono stati più visti, in questo caso 153 volte questo post ID da me o da altri utenti che stanno continuando il progetto, che hanno inviato i dati al sistema e poi il sistema ti tira fuori questi post. Questi post qui servono solamente per poter copia e incollare l'ID, metterla qui dentro e avere la visualizzazione. Idealmente, se tu arrivi su il sistema, hai già il tuo post ID che con quello vuoi interrogare e avrai qua il tuo risultato. Vabbè, questo qui è per vedere gli utenti che stanno usando il sistema, ma questa è la mia versione locale. Bah, penso che questo è tutto. Se avete domande? Avete domande? Ad esempio, quanti di voi ora andranno a installarlo? Dai! Perché l'importante è avere utenti che in qualche modo possano contribuire a sta analisi. E senza utenti... quello che poi anche vorrei fare è avere chi fa ricerca che abbia un gruppo di persone e possa guardare effettivamente nell'arco di 3 settimane questo gruppo di persone un po' più uniformato, come vengono influenzate. Cioè, se partiamo con 10 utenti, a stessi amici, stessi follower, che si comportano allo stesso modo, si può verificare se effettivamente Facebook ti tratta allo stesso modo. Almeno puoi capire se c'è una discriminazione a priori o se a parità di input il comportamento è lo stesso. Una volta che hai questa risposta, puoi iniziare a fare delle divergenze e vedere se 5 di queste persone iniziano a mettere like su Donald Trump, cosa succederà. E questi tipi di sottogruppi sono gruppi di test che ognuno di voi potrebbe organizzare tra amici piuttosto che utenti, e da lì fare una ricerca su comunque un qualcosa di oscuro che influenza una grande fetta dell'umanità e cercare di trarre fuori più critica a riguardo. Di sociologia, sì, lo sto facendo, però vedi, adesso io faccio altri 2 lavori e sociologi, loro farebbero questa cosa. Sì, sì, ma io faccio altri 2 lavori, questo qui è solamente un progetto estivo e sto cercando di trovare... Ah, è su GitHub, l'implementazione è fatta con Node.js, Express, MongoDB. È Java, pure JavaScript, prego. Il passo successivo è, una volta capito vagamente come funziona l'algoritmo con il reverse engineering, è creare uno script che crei contenuti in modo da autoprofilarsi. Cioè dirigere quello che Facebook sa di te dove vuoi tu.
Ma questo è già bello avanzato, a me interessava riuscire come primo scopo far sì che si stimoli il senso critico. Cioè, che tu utente vedi, ah ma guarda quanta roba non sto vedendo, quanta roba viene penalizzata, perché, cos'è, che tu utente ti possa porre domande e pensare e capire che la verità non è quella. Quindi installerete questo semplice Visual Script. Ah, un'altra cosa. In questo momento quello che estraggo come dati identificativi sono i post ID e gli user ID. Gli user ID vorrei esciarli così che non sia riconducibile a chi c'è. Ci sono altre riflessioni sull'aspetto di come conservare questi metadati in modo più sicuro. Se avete suggerimenti in merito, contattatemi. Sto cercando di creare un piccolo gruppo di discussione perché appunto non è il mio lavoro principale, ma vorrei creare un po' di un gruppetto di persone che seguissero sto progetto, e quindi aprirò a breve una mail list e contattatemi così vi sottoscrivo. Prego. Ma così tu segui un utente, qualsiasi browser adesso usi? Cioè, no, solamente il browser. Solamente il browser nel quale hai questa tecnologia, tipo se usi l'app su mobile è un mondo che non vedo. Solamente il browser su cui installi lo Visual Script, e nel momento in cui non vuoi più usarlo, vai qui e dici off. Sì, ma cioè, comunque Facebook si relaziona con un utente anche se usa più browser, cioè se usa il computer o lo smartphone, ma lo so. Lui interagisce con me, quindi abbiamo falsato il risultato. Noi comunque siamo microbus e spari giganti. Okay. Questo era vero con Einstein, è vero anche con Zuckerberg. Hai notato cambiamenti rispetto ad hardware diverso? No, assolutamente. Si dice che Facebook e altre strutture controllino il MAC address, oggetti, non l'account solo. E quindi chiedevo se ti sei accorto usando hardware diversi. Tu vuoi dire probabilmente che quando Facebook stila un tuo profilo tiene in considerazione non solamente il tuo comportamento ma altri anche indicatori, come sì, esempio... non solo l'account ma anche l'hardware che genera quel traffico. Sì. Per hardware penso che al massimo puoi vedere se è Apple, Linux o Windows, il MAC address non è una cosa visibile. Quello che potrebbe più contare però sono, in un certo momento sei associato a un certo access point. Questo access point è di un concerto e quindi questo associa te a tutte le persone che sono a quel concerto. Quindi tu hai notato cambiamenti comportamentali? No, non l'ho notato io perché non voglio fare ricerca, non voglio fare reversing, voglio fare la piattaforma che abiliti altri a fare questa ricerca, e anche tutte le ragioni per le quali Facebook favorisce o penalizza il contenuto possono essere molteplici. Quindi idealmente tu quando vedrai la tua filter bubble potrai scrivere un commento o mettere commenti per te stesso per... tenere traccia del perché, chiederti cos'è che viene influenzato, cos'è che viene penalizzato. Ogni volta che qualcuno si è già posto questa domanda, spesso ha una teoria. Cioè, quando parlo con qualcuno e mi dice ma io una volta ho capito perché Facebook mi penalizzava, perché ho litigato con questa persona e quindi i suoi post non mi apparivano più. Dico, bene, può essere vero, può non essere vero, però almeno tu sai che esiste questa cosa. Ora voglio solamente darti uno strumento e ti faccio vedere tutte le altre volte che non l'hai pensato. Poi, la risposta che ti sei data, cioè perché Facebook ha capito che ci fosse un litigio in corso, è una ipotesi plausibile. Magari ce ne sono altre. Però noi non potremo mai arrivare a questa risposta, perché dovremmo avere tutti i dati che ha Facebook per poter dire la stessa cosa. Quindi, quanti installeranno lo script? Grazie, bravi. Installate, installation party. Quindi poi tu lo installiamo tutti con una bella vector che hai detto che stagione in automatico. Bravo, questa è una domanda importantissima perché purtroppo. Perché purtroppo noi del mondo open source crediamo che tutto il mondo open source sia un grande parco di unicorni. Io al massimo posso dirti: guarda, questa è la pagina su GitHub. Escvi, che è un lo rinominerò in Facebook Tracking Exposed, all'inizio voleva dire esigo sapere come veniamo informati. Quindi user script c'è il codice. Se vi interessa invece manipolare il vostro codice live dall'interfaccia di Tamper Monkey di Gris Monkey, potete cliccare su Edit
e cambiare qualcosa. In questo, quello che più spesso cambio è, vediamo se si insomma. Qui all'inizio ci si trova tre valori booleani e perro degli ossi. A seconda se sono true o false, vedrai del debug in console, piuttosto che nella pagina stessa il pezzo di JSON che appendevo alla fine di ogni post non avviene mai se non abiliti questo EE. E di default è false, questo qui è false anche, mentre simple è solamente una roba che ti fa apparire il... la posizione del post, quindi posizione in testa sarà da 0-1. Prima ero a 0 il counter, ora è arrivato a 1. E lo uso solamente per verificare che stia leggendo tutto, e quindi quello io tengo anche nella mia normale navigazione. Prendo anche l'ultima domanda, se mai ci fosse. Altrimenti vi ringrazio, facebook.tracking.exposed, il fatto che abbia uniformato il nome del progetto col nome del dominio è per me il più grande successo. Così non si può.